Come promesso, oggi vediamo come aumentare e controllare l'attenzione e la concentrazione tramite l'attention management, che è nemmeno un monaco che medita tutti i giorni in isolamento da 30 anni. Perché l'attenzione, se non la dirigi durante tutta la giornata, va dove vuole, continua a farlo per tutta la giornata, soprattutto quando studi cose che non ti piacciono, fai un sacco di fatica quando ti obblighi all'attenzione. Esaurisci tutte le energie, è anche molto frustrante. Invece con l'attention management la usiamo per tutto il giorno e educhiamo il nostro cervello a andare nella direzione che vogliamo noi. Che è una figata sentirsi in pieno controllo del proprio cervello. Vi darò delle soluzioni diverse dal solito, lo sapete, semplici, immediate, testate, iniziamo. E se ti piace l'argomento, iscriviti, perché ne parleremo sempre più nel dettaglio fino a diventare dei maestri nell'arte della concentrazione. Vediamo le nostre soluzioni pratiche. La frase che deve guidarci per tutta la puntata: dai qualcosa da fare alla tua monkey mind, la scimmietta che c'hai dentro la testa. Lei non farà altro a meno che tu decida di farle fare altro. Perché non ha funzionato quello che hai fatto finora per dirigere e controllare l'attenzione e la concentrazione? Perché negli anni tra gli 80 e i 90, tre studiosi, Reason, Rasmussen e Norman, hanno individuato tre comuni errori di attenzione. E ciascuno di essi necessita di una strategia specifica, appunto management dell'attenzione. Il primo sono i lapsus, cioè i vuoti di memoria, che portano a interrompere o a saltare dei passaggi in una sequenza di azioni. Per esempio, quando dimentichi di fare le ripetizioni per rinfrescare quello che hai studiato e quindi dimentichi diverse cose che hai studiato magari 10 giorni fa. Il secondo tipo sono gli slips, si chiamano così, delle distrazioni quando stai facendo una cosa importante e vai in automatico. Per esempio, quando stai leggendo il libro, inizi il paragrafo con una certa attenzione, finisci il paragrafo e la testa ti rendi conto che ha vagato per gli ultimi 5 minuti, non hai capito e non ricordi nulla. Il terzo tipo sono i mistakes, sono le scelte sbagliate, giudizi errati, consapevoli stavolta, non inconsapevoli, in cui tu dirigi l'attenzione erroneamente dove non dovresti. Per esempio, quando nel tuo metodo di studio scegli di fare degli schemi iper dettagliati, ma sei una persona che si perde nei dettagli, ti perdi il calcolo di quanti giorni e quante ore ci vorranno a fare quegli schemi e non finisci il programma perché hai fatto gli schemi. Strategia 1. Per i lapses bisogna creare delle barriere che li impediscano, obbligare il cervello a riprendere la strada giusta quando la perde. Cioè devi riorganizzare, ottimizzare il tuo ambiente, la stanza, la casa, per dirigere l'attenzione, tipo che metti delle cose per la casa materialmente che devi vedere e che ti funzionano come dei token, degli indizi, dei nodi al fazzoletto per fare quello che devi fare in quel momento. Per esempio, ti metti le flashcards sul vetro o dei bigliettini sul vetro del bagno, così ti ricordi che mentre ti lavi i denti, in quel tempo che tra l'altro sarebbe tempo perso, puoi fare una revisione, ripetere quello che hai studiato poco fa o ieri. Dissemina la casa letteralmente nei punti dove per forza devi stare o devi passare: il tavolo della cucina, il tavolo della sala, il letto, il bagno, di libri aperti, di appunti. Dirigi l'attenzione, non farla distrarre, riportala sui binari giusti. Strategia 2, gli slips, attenzione e concentrazione, devono diventare una cosa automatica, abitudinaria, non volontaria, cioè non devono fare leva sulla forza di volontà, perché ne abbiamo poca e in certi momenti ancora meno. Quindi non deve nemmeno essere legata alla quantità di stimoli che hai intorno, cioè non deve dipendere la tua indistraibilità dal fatto che ti squilla il telefono accanto, che senti un rumore o che vivi in una stanza asettica. Per fare questo, quello che abbiamo trovato più utile è 3-4 blocchi di attention management, cioè di studio iperattento, iperconcentrato durante la giornata, abbastanza flessibili, non di 2 ore ciascuno, non di un'ora, di 1 ora e mezza, 90 minuti. Perché? Perché il ciclo di 90 minuti si chiama ritmo o ciclo ultradiano. Natalian Clayton l'ha individuato
come il tempo di un ciclo che regola generalmente le principali funzioni della biologia umana, compreso il sonno, compreso la veglia, compresa l'attenzione. In quei 3-4 blocchi mettiti un obiettivo che può essere portato a termine entro un'ora e mezza, che ne so. 20 pagine, devi saperle come l'Ave Maria entro quell'ora e mezza. Deve essere anche un grado di fatica sostenibile, non esagerato, diciamo un grado di fatica da 1 a 10, 7, 8. Con questa costrizione temporale che rispetta il ciclo ultradiano, avrai molte meno probabilità di distrarti. E arriva la terza strategia, quella dei mistakes. O ci sto attento particolarmente a quello che sto facendo e a quanto tempo mi stai richiedendo, o raccolgo tante informazioni prima, oppure faccio un enorme sforzo cognitivo durante. Quindi, siccome non ce l'abbiamo tutta questa energia cognitiva mentre stiamo studiando, elimina i passaggi troppo lunghi che potrebbero portarti a perderti nel labirinto. Per esempio, se sai che sei una persona pignola, non li fare gli schemi. Se tendi a sottolineare tutto quando studi, elimina la sottolineatura, trova strategie alternative, scongiura il pericolo di fare dei mistakes. Occhio che c'è pure un quarto tipo di errori di attenzione, di possibilità di distrazione, sono legati alla super attivazione, alla troppa attenzione e concentrazione. So che sembra assurdo, ma questo deriva dalla troppa energia, dal troppo arousal. Ne parleremo a breve, quindi ripeto, iscriviti al canale, attiva le notifiche, anche perché alcuni dei prossimi video e short ti insegneranno, tra gli altri argomenti del canale, le tecniche che scopro momento per momento e che sperimento giorno per giorno per aumentare e controllare l'attenzione e la concentrazione. Lo vedremo insieme, intanto riassumiamo quello che abbiamo detto oggi. Perché si dice incanalare l'attenzione? Perché l'attenzione è come l'acqua che scorre. Puoi usarla per produrre energia oppure lasciare che si disperda tramite delle falle, delle perdite. Se invece impariamo a incanalarla, chiudiamo tutte le perdite, quella per abitudine va sempre nella stessa direzione che quella che abbiamo scelto noi, e allora diventiamo veramente persone produttive. Le soluzioni che abbiamo visto oggi e quelle che vedremo non sono di certo le uniche, ma sicuramente funzionano perché sono testate sulla nostra pelle e ci danno la nuova possibilità di essere in pieno controllo del cervello mentre studiamo e mentre lavoriamo. Che poi la cornice finale sappiamo qual è, no? Ogni giorno qualche passo in avanti verso i nostri obiettivi, ogni ora qualche pagina alle spalle che ci serve come uno scalino su cui salire per arrivare a quegli obiettivi. Se ti è piaciuta questa puntata, like, condividi, commenta, ti rispondo sempre, raccontami come cerchi di mantenere l'attenzione e la concentrazione, come la controlli e quali problemi hai nel fare questo. Guarda anche gli altri video che ti metto qui sotto, che sono collegati a quello di cui abbiamo parlato oggi. E mentre mi iscrivi qui sotto e ti iscrivi al canale, io come ogni giorno continuo a studiare, fare ricerca, sperimentare e creare per tutti noi della community dei Memoviani. Quindi ci vediamo domani, Memoviani.